Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Pazzocraft. Come vedete non sono sparito, ma stavo solamente aspettando il nuovo pacchetto. Ed eccoci qua, siamo nella 1.4.5, un pacchetto di 61 mod, ma manca sempre la Red Power, per cui su quello non ci posso fare nulla perché non è ancora uscita. Tutto questo grazie ad Asus Minecraft, vi metto il canale in descrizione e anche il pacchetto in descrizione, che lui terrà aggiornato ogni 4-5 giorni, speriamo in bene. Speriamo di non trovare bug né altro. Come vedete, scusate, questa è la mia casa, ma non è la mia casa perfettica, quella che avevo fatto nell'altro episodio. Quella lì, ragazzi. Vedete che è tutta strana, perché? Perché Asus mi ha fatto un favore. Il mondo, non essendo compatibile con la nuova serie, col nuovo pacchetto, me l'ha ricreata a mano. L'ha fatta tutta a mano, ma non l'ha fatta uguale alla mia. Per cui ora io non mi ricordo manco più come l'avevo fatta, ormai ci teniamo questa, ragazzi. Anzi, mi metto un attimo in creative, scusatemi, perché lo sto testando insieme a voi questo pacchetto, non ho ancora provato, non ho avuto tempo. Sì, però se non mi metto in creative sono pirla. Ok. Sì, è simile e assomiglia molto, ma non è uguale. Ci sono tutte le misure sballate. Ai ai ai, Asus, ai ai ai. Vabbè, comunque intanto ti ringrazio. Bene, possiamo cominciare il nuovo Let's Play. Togliamo questa key, togliamo questo key, resize. Ok, aggiunto delle mod, ha aggiunto anche la Towncraft 3 che è ancora in fase beta, però tra poco uscirà ufficiale. E che dirvi, cominciamo ragazzi, come va, speriamo in ben. La casa, ok, è riproducibile su altri mondi perché tanto alla fine si può fare a mano. Meno male che non avevamo iniziato a fare macchinari, eccetera. Allora, intanto avevo delle ceste da qualche parte, vediamo se ci sono. Oh, ci sono. Ok, bistecche, carbone, legna, la lana e basta. Bene, 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 adesso faremo un giro nei dintorni perché è cambiato il mondo, è cambiato tutto. Allora, mettiamo a cuocere intanto queste bistecche perché ho fame. Poi, intanto che cuociono le bistecche, ragazzi, volevo dirvi una cosa, volevo dare il benvenuto a una persona. Questa persona la conoscerete tutti, è Yotobi. E lui fa recensioni di film, ma ha aperto un suo terzo canale, se non mi sbaglio, ambientato nel mondo gaming e ha preso la partnership con Tom's Hardware, per cui volevo dargli il benvenuto. Allora, come vedete siamo nella 1.4.5, adesso vedete spostando il mouse sulla bistecca, non so perché mi esce quella cosa lì. Ah, tenendo cliccato Shift, pollo, fuoco, mele, che cavolo c'entra? Vabbè, ragazzi, non lo so. Non lo so, lo scopriremo. Cioè, non direi che con le bistecche si fanno le mele. No, e allora? Oh, vabbè, ragazzi, basta. Bene, bene, bene. Ah, scusate per la voce, ragazzi, ma sono un po' raffreddato, c'ho tutto io. Però è cambiato tutto il mondo, come vedete. No, non c'ho la spada, porca logia. È cambiato tutto il mondo, dicevo. Allora, abbiamo la neve. Apriamo un po' la mappa. Ah, adesso mi ha cambiato tutto. Allora, cliccando la M per la prima volta si aprirà questo menu. Voi andate su config coi dati. Allora, il menu io metto sempre il trattino. Poi il large map metto sempre il punto. E il set white point metto sempre la virgola. Così non mi confondo con niente, sono comodissimo. Che ogni volta mi chiedete: Luke, come si set il white point? Luke, come si apre la minimappa? Così. Allora, dicevo, abbiamo la neve, la neve, la neve. Poi, lì abbiamo del petrolio ottimo, delle pecore perfettico. La giunglica ottimamente. Guardate gli scheletri bastardi che si camperano là sotto. Perché c'è l'ombra. Poi, prima, quando mi sono messo in creative, ho dato uno sguardo dietro la casa senza farla apposta. Infatti, c'è il mondo rosso. Quello della extra biome. Guardate lì. Poi, non abbiamo un deserto. Ah, ha aggiunto una mod, Asus, che adesso vi farò vedere. Allora, uccidiamo un attimo un coso di questi. Uccidiamo un attimo un coso di questi. Ce la facciamo senza spada. Ok, mi serve dell'inchiostro. Perfetto. Con l'inchiostro e della lana, o del filo, non mi ricordo. Adesso mi sa che col filo non possiamo fare. Cioè, con la lana non possiamo. Ah, sì, possiamo fare il filo. Aia, puttano. Puttano, vai via. Facciamoci inseguire. Allora, con l'inchiostro e il filo, dicevo, qui abbiamo delle canne da barbabietola. Andiamoci un attimo a nascondere. Che cazzo?
Cos'è? Andiamo a fare un piccone, ragazzi. Intanto dicevo, con il filo e l'inchiostro, devo andare un attimo a casa. Ma che roba è quella cosa lì? Non mi dite che mi hanno cambiato le texture anche. Dai, che non c'ho la spada. Aspetta un attimo che adesso torno. Ok. Allora, facciamo. Che cazzo è? Ma come un ragno in casa? Ma no, ma da ragazzi, ma devo chiudere la casa ancora. Dai, crepa! Come lo picchio! Dai. Ok. Dicevo, facciamo un piccone e una spada. Facciamo due picconi e una spada. E due spade. E vaffanculo. Ok. Allora, intanto dicevo, vediamo se mi viene con il filo. Dovrebbe essere il filo. E l'inchiostro nero che abbiamo preso. Facciamo. Bello, eh? Vi è piaciuto? È venuto perfettamente. Con la U, ok. No, aspettate. Allora, premendo la U, ci mette un po', non so perché, però si apre alla fine. Dovremmo fare gli zainetti. Ecco. Ah, con la pelle! Figlio di Apollo! Sì, ragazzi, c'è la mod delle pelli, degli zaini. Però, pensavo fosse il filo, invece no. Andiamo a vedere che roba è quel materiale. Ah, qua c'è lo scheletro. Ah, yao, ma fammi uscire un attimo però prima. Allora, a me sembra ferro, poi non lo so. Non si rompe. Ma come non si rompe? Ma che roba è? Carbone intanto. Bene ragazzi, dovrei andare in caverna a raccogliere tutti i materiali. Lo farò con voi, non a telecamere spente. Però lo farò nel prossimo episodio. Questo era l'episodio per farvi vedere che ci sono, perché tanti... Anzi, grazie a tutti per tutti i messaggi che ho ricevuto, ragazzi. Luke, che fine hai fatto? Mi stai facendo preoccupare, eccetera, eccetera. Ragazzi, ci sono vivo, sto bene, a parte l'influenzola, ma appunto aspettavo questo pacchettico. Poi, un'altra cosa, ragazzi. Oh, ho trovato il ferro. Allora, aspettiamo ad andarcene. Qua c'è il ferro, proviamo a rompere quel mattone. Vediamo se ce ne sono tre, però. Un'altra cosa, ragazzi. Oggi è il 4 dicembre. Voi dite, allora? Siamo nel mese natalizio. Per cui, Babbo Natale si sta preparando. Niente ragazzi, stavo dicendo una stronzata. Allora, andiamo a cuocere il ferro. Era giusto per scavare e dire qualche stronzata. Cuociamo questo ferro. Facciamo il piccone di ferro. Andiamo a vedere che cazzo di blocco è. Un altro scheletro. Dai, ferro, bistecche via. 1, 2, 3, 4. Ma se clicco shift. Ah, la legna cresce dagli alberi, guardate. Ma porca logia. No, per cuocere una legna ci vogliono due alberi. O no? Vabbè ragazzi, lasciamo stare. Lo scopriremo. Lo scopriremo. 1, 3. Ah, ma anche sul ferro. Su qualsiasi materiale, ragazzi. Passando il mouse e premendo shift, guardate. Bah. A che le servirà? Se lo sapete, dicetemelo. Allora. Dai, mouse, non cominciare pure tu, eh. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Noi usciamo di notte tranquillamente. Il coso delle api. Eeeh, pirletta. Osso buco. Crepa, zitto. E non fiatare. Oh, con quello di ferro si lo... Amber. Ho trovato l'amber. Ah, voi non sapete che cos'è, ragazzi, o cosa serve. Non lo sapete, voi. Non lo so neanche io. Frecce e ossa. Che cazzo serve l'amber, oh? Da... Oh, ma ogni volta che entro c'è uno scheletro, un coso qua. Un millepiedi. A che serve l'amber? Non serve a niente. Non serve un cazzo, ragazzi. Dicetemi a cosa serve l'amber. Da Luke è tutto. Ciao a tutti.